Poche ore separano 24 imputati dall'inizio, domani a Catania, del troncone più delicato del processo Iblis, la maxi operazione condotta dai ROS dei Carabinieri e dalla Procura Etnea nel novembre del 2010, che ha messo in luce pesanti intrecci tra mafia politica ed imprenditoria in diverse regioni italiane. Nel dibattimento che prenderà il via davanti alla Corte d'Assise dovrà presentarsi alla sbarra, fra gli altri, il capo provinciale di Cosa Nostra, Enzo Aiello, a cui viene contestato di essere il mandante del duplice omicidio di Angelo Santapaola e Nicola Sedici nell'interesse dello stesso clan Santapaola Ercolano, retto da Giuseppe Ercolano. Sul banco degli imputati domani siederà anche l'ex sindaco di Palagonia ed ex deputato regionale del PID, Fausto Fagone, accusato dai PM di aver avuto rapporti con il boss di Ramacca, Rosario Di Dio, anche se il politico si è sempre dichiarato estraneo alle accuse. Ma il complesso calderone giudiziario scaturito dall'inchiesta Iblis ha preso altre due strade processuali. La prima ha avuto inizio il 25 ottobre scorso nell'aula bunker del carcere di Bicocca davanti al GUP Alfredo Gari e riguarda 28 imputati che hanno scelto la misura alternativa del rito abbreviato. Tra questi il consigliere provinciale in quota PID, Antonino San Giorgi, l'ex assessore del comune di Ramacca, Giuseppe Tomasello, e il deputato regionale del gruppo misto, ex PDL, Giovanni Cristaudo. La sentenza è prevista a marzo. L'ultimo troncone riguarda il governatore siciliano Raffaele Lombardo e il fratello senatore Angelo, per i due ai quali è contestato esclusivamente il reato elettorale, essendo stata richiesta l'archiviazione per l'accusa principale di concorso esterno in associazione mafiosa. Il 14 dicembre scorso si è aperto il dibattimento davanti al giudice monocratico Michele Fichera. La prossima data è stata fissata per il 6 febbraio.